La cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici è per definizione una cefalea trattata in maniera inappropriata. Pertanto, il trattamento della cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici può essere visto come un adeguamento delle strategie terapeutiche nel senso di un trattamento più efficace, direi ottimale, del mal di testa. L'evidence-based medicine relativamente al trattamento della cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici si basa sostanzialmente su tre cardini fondamentali: la sospensione del farmaco oggetto di uso eccessivo, per giunta tali farmaci sono frequentemente inefficaci, l'introduzione di una terapia farmacologica preventiva efficace ed uno stretto monitoraggio in cui il diario delle cefalee assurge il ruolo di strumento indispensabile. Tale approccio permette la riduzione del 50% del numero di giorni di mal di testa al mese e in circa il 70% dei pazienti si osserva un ritorno della cefalea a frequenze episodiche, il che vuol dire a meno di 15 giorni di mal di testa al mese. È facilmente intuibile come tali strategie possono avere un impatto drammatico nel migliorare la disabilità dei pazienti e di conseguenza nel migliorarne la qualità di vita. Ma adesso passiamo in rassegna i tre punti a cui ho accennato. Quando si parla di gestione del farmaco oggetto di uso eccessivo, la sospensione completa per almeno 2 mesi rappresenta la strategia più efficace. È possibile un trattamento alternativo, sebbene meno efficace, che consiste non nella sospensione completa del farmaco, ma nella sua riduzione, consentendone l'assunzione per non più di 2 giorni a settimana. Ma l'aspetto più critico nel momento in cui si procede alla sospensione, alla riduzione del farmaco oggetto di uso eccessivo, è creare nei pazienti una consapevolezza del significato della cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici, del perché si procede alla sospensione del farmaco e con quali strategie, e soprattutto rispetto alla possibilità di un peggioramento delle cefalee nella fase di sospensione del farmaco oggetto di uso eccessivo. Frequentemente, infatti, i pazienti sperimentano un peggioramento in termini di frequenza o di severità dei loro attacchi di mal di testa, che noi tratteremo con farmaci rescue, farmaci di salvataggio, antiemetici, benzodiazepine, cortisonici, antinfiammatori non steroidei, prestando attenzione a scegliere classi farmacologiche diverse rispetto a quell'oggetto di uso eccessivo da parte dei nostri pazienti. Il peggioramento delle cefalee man mano andrà migliorando nell'arco di 2-3 settimane e sarebbe opportuno per quei pazienti che possono richiedere un congedo dalle attività lavorative nel corso di tale periodo. Talvolta è necessario un approccio specialistico multidimensionale nel corso della sospensione dei farmaci oggetto di uso eccessivo. Questo quando il farmaco impiegato in maniera eccessiva risulta essere un oppiaceo o un barbiturico, o nel momento in cui il paziente soffra di diverse comorbidità, o quando vi sia già un tentativo di sospensione del farmaco oggetto di uso eccessivo risultato fallimentare. Contestualmente alla sospensione o alla riduzione del farmaco oggetto di uso eccessivo andrà introdotta una terapia farmacologica preventiva efficace. Tale terapia verrà scelta sulla base della cefalea preesistente alla condizione di cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici. Talvolta non è possibile avere abbastanza elementi clinici per poter identificare la cefalea preesistente. In tal caso la cefalea verrà trattata con una terapia di prevenzione in un secondo momento rispetto alla fase di sospensione. Solo quando gli elementi clinici e fenotipici saranno abbastanza chiari da identificare la cefalea preesistente si procederà con un trattamento preventivo specifico. Al di là della sospensione del farmaco e del trattamento preventivo, di fondamentale importanza è il monitoraggio e l'uso del diario. Ma anche il supporto dei pazienti assume un ruolo determinante, perché frequentemente, nell'arco di un anno, i pazienti ricadranno nella loro condizione di cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici. Il diario, dicevamo, assurge un ruolo importantissimo, perché non solo consente al clinico di valutare quella che è la frequenza e l'assunzione dei farmaci sintomatici, ma permette anche ai pazienti di avere un polso della loro condizione
facendo sì che i pazienti possano assumere delle strategie adeguate per evitare di ricadere nella condizione di cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici. Per riassumere, il trattamento della cefalea da uso eccessivo di farmaci sintomatici prevede la sospensione o la riduzione del farmaco oggetto di uso eccessivo, una terapia preventiva efficace ed un monitoraggio stretto del paziente con il controllo delle cefalee e dei farmaci sintomatici attraverso il diario delle cefalee. Grazie per l'attenzione.